Simone, stai calmo. Simone, è solo la prima partita. Simone, stai calmo. Simone, devi stare calmo. È solo la prima partita, è il debutto. Ta 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 mia bram. Ta 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 mia bram. Ta 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 mia bram. Ta 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 mia bram. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, sono fomentato. Sono fomentatissimo, cazzo, sono fomentatissimo. Simone, devi stare calmo. Devi stare calmo. Devi stare estremamente calmo. E vere tu papà! E tu 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 tu! E tararara tatta e vere tu papà! E tu 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 tu! E tararara tatta e vere tu papà! Mamma mia ragazzi, che debutto! Mamma mia, che debutto de brutto! La Roma debutta contro la Fiorentina vincendo una partita che a me è piaciuta tanto. Ma sapete perché mi è piaciuta tanto? Perché mi ero sfracasciato i coglioni con il bel gioco. Perché è vero, cazzo, che Fonseca giocava bene con tutti i suoi passaggetti, con il suo tiki-taka e la difesa alta. Poi è arrivato Mourinho che magari non succederà un cazzo perché era una partita, l'hai vinta, stop. Non hai fatto niente di eccezionale. Però sapete qual è la differenza? Sapete qual è la cosa bella? Che Mourinho due tocchi, uno, due, in porta. Poi succede quello che succede. Puoi essere più brutto, puoi essere meno divertente, però sei più efficace, però sei più diretto, però quantomeno mi sfracasci meno i coglioni perché, siamo sinceri, a tratti, perché questi sono tratti, a tratti la Roma sfracascia i coglioni, ma vince ed è efficace. Finalmente! Fammi accendere l'aria che sto sudando dalla parte. Mi è cascato pure il microfono dalla parte dentro e l'ano. E che cazzo, però, non riesco nemmeno a tenere un microfono. Vabbè, lo metterò qui. Fatto sta che sto godendo. Fatto sta che andiamo per gradi. Allora, Tammy Abraham ha fatto una partita oggi. Ah, fermi, 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 fermi. Regà, tra 2 ore, che ore so? 10 e mezza, 10 e 40, 11, a mezzanotte e un quarto circa. Mezzanotte, un quarto circa, andrà online la live reaction. Mamma mia, tornano live reaction. Ho schiumato, mi sentivo tipo Pippo. Ero esattamente così, mi sentivo tipo Pippo. Ma ragazzi, venite a vedervi la live reaction. Non solo, tra 10 minuti probabilmente faccio uscire, do un'occhiata, il video del Napoli sul mio altro canale, Simone Sicquart. Quindi venite a vederlo. Che bello, ragazzi, che bello, che bello, che bello. Allora, stavo dicendo. Abram, ho trovato un soprannome per Abram. Abram è l'ottico, ragazzi. Abram è l'ottico. Lui ha 11 decimi. Lui ha 11 decimi, a differenza magari de Morata, che è sempre fuori gioco. Morata invece è bisbetico. No, no, no. Abram è l'ottico. Lui vede sempre perfettamente. Regà, oggi ha messo quella palla a Mkhitaryan che io penso che nessuno sulla faccia della terra, manco chi ha inventato la regola del fuorigioco, si era accorto che quella palla. Che Mkhitaryan era in posizione regolare. Abraham ha cominciato. No, 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 in posizione regolare. Hanno fatto vedere con la nuova regola. Che tra l'altro, scusate, ma dicono con la nuova regola si copre il campo. E una volta coperto il campo, si vede se è fuori gioco o no. Fighissimo il discorso dell'area e del perimetro. Bello, ma possibile che ci mettono 6 ore? Dovete coprire un campo, ma mica con un tendone. Cioè, lo dovete fare. Porca troia, lo dovete fare con la tecnologia. 2 ore lì. Cioè, io così non ci arrivo a fine anno. Se ogni volta che c'è un gol della Roma bisogna aspettare la manna che Dio ci manna, io a fine. No, la manna è Eugenio. Io a fine anno non ci arrivo. Detto questo, non so, l'ottico, Abraham è l'ottico, non so come ha fatto a vedere quella palla lì. Perfetto, subito dice no ed effettivamente Mkhitaryan è in gioco. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Prima di tutto c'è un rosso per il portiere della Fiorentina, Dronkowski. E io in diretta, lo vedrete, ho detto che c'era. E quello della Roma ho detto che non c'era. Sapete perché? Perché tifo Roma, ragazzi, le live reaction sono un casino. Allora no, andando a fare una cernita, credo che il rosso di Dronkowski ci poteva anche sta. Il problema è che Abraham, tra l'altro, sempre lui, stava andando all'esterno. Quindi probabilmente se Abraham fosse stato direzionato, si stesse direzionando un po' più all'interno, probabilmente quel rosso c'era tutta la vita. Diciamo che andando verso l'esterno ci poteva anche non stare. Così come però il secondo giallo di Zaniolo. Perché? Perché il primo giallo è nettissimo. Quello è un fallo fatto proprio con intelligenza per fermare, va bene, bravo, ok. L'altro fallo,
Addirittura da giallo, ma tra l'altro sto vedendo come gli arbitri non riescono a tenersi in tasca i cartellini. Cioè, quest'anno praticamente tirano fuori più cartellini, non lo so, che il foglietto con le formazioni a inizio partita, io non lo so che gli è preso. Hanno iniziato, quanto, 8 partite, 6 espulsi, gli piace, proprio partono quest'anno che non vedono l'ora di buttare fuori i cartellini rossi. Poi, ci pareggiano perché siamo dei deficienti, perché lì ragazzi siamo stati veramente dei coglioni, voce del verbo coglioni, e questa è una voce del verbo, cercatela sul dizionario, sul Treccani, Bau e altri due Bau, due dai, tre coglioni in quel senso, nel senso tutti fermi, Milenko ci ha fatto il gol, sembrava Gabriele Omar Balissuta, l'ha stoppata, l'ha buttata di me, io dico, no, ma date una svegliata, bravo il nostro portiere, bravo, mi è piaciuto. Vi dico la verità, Abraham mette dentro questa palla sul 2-1, ancora Abraham, due assist Abraham. Io regà, a me così mi ricoverano. Ma come siamo? Ma come abbiamo iniziato? Due assist per Abraham, pallone dentro, bellissimo tra l'altro per Veretout che fa il 2 a Veretout papà e tu 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 e tara che poi segna anche il 3-1 su una palla di Shomurodov. Entra Shomurodov, resiste alla marcatura, manda a donne di facili costumi, ma diciamolo pure, a puttane la marcatura della difesa della Fiorentina da questo bellissimo pallone in profondità Veretout papà che ha già fatto doppietta. Regà, Veretout ha già fatto doppietta. Ed è un centrocampista che gioca davanti, tra l'altro doppietta dell'ex, io non vorrei essere nei panni di un tifoso della Fiorentina, penso che già sta lanciando dalla finestra, se voi penso passate a Firenze, passano, lanciano dalla finestra le Madonne praticamente che cascano giù de goccio, perché veramente doppietta di Veretout, al debutto Abraham due assist e un'espulsione procurata, Shomurodov al debutto un assist, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Poi che vi devo dire, a parte che sto sudando troppo. Non lo so, che vedo di 2000 cose e mi ricordo più niente. Non mi ricordo più niente. Che vedo dovevo dire? Non mi ricordo, non mi ricordo. Che cazzo? Vabbè, niente. Mkhitaryan, luce e ombre. Ha preso tra l'altro una traversa Abraham. Mi ero scordato la traversa di Abraham, ragazzi. Mi sono scordato pure la traversa di Abraham che continua a far bene. È stata una grandissima gara. Abbiamo giocato benissimo. Cioè, benissimo. Abbiamo giocato in verticale. Questo è quello che voglio vedere. In verticale. Poi la Fiorentina può anche avere più occasioni. A me. Me ne sbatte un cavolo della Fiorentina che c'ha più occasioni. Io voglio vedere la Roma che fa 1-2 e va in porta. In profondità, finalmente. Ma ci voleva Mourinho? Sì, perché se no non aveva vinto tutto quello che ha vinto. Però, raga, che liberazione! Che liberazione! Dovrebbero mettere come festa romana dei tifosi giallorossi. Che giorno è oggi? Domenica. Domenica non c'entra un cazzo. Il 22 agosto. La liberazione. Dal bel gioco della mia minchia, la liberazione, ah, la liberazione, non ce la faccio più. Regà, tra un po' live reaction, sempre su questo canale, sull'altro Simone Sicco, esce il post partita del Napoli, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati perché chi non viene a vedere il video sull'altro canale non arriva a Natale. Forza Roma, dai, e buoscia la lalla, godo come un porco, sto sudando anche dal buco di cu.